premio Cinema del Presente di Shorts International Film Festival 2022 è attribuito a Gabriele Mainetti, non soltanto per il suo ultimo film, Freaks Out, che ha avuto moltissime candidature per i David Donatello, vincendone 6, e molte candidature anche ai Nastri d'Argento, recentissimi, vincendone 3. Ma perché Gabriele Mainetti, che è conosciuto al Festival di Trieste già dai tempi dei suoi premiatissimi cortometraggi Basette e Tiger Boy, che sono andati anche molto all'estero, è un regista, ma anche sceneggiatore, produttore e musicista dei suoi film insieme a Michele Braga, che con Lo chiamavano Gigrobò nel 2015 ha debuttato alla grande nel lungometraggio, riuscendo a stupire tutti con un tipo di cinema che in Italia forse non si faceva da tempo. E con Freaks Out racconta la storia di quattro mostri diversi, circensi, che fuggono da un bombardato circo nella Roma imbolgiata del 1943 e cercano di utilizzare i loro superpoteri per scopi anche pacifisti, ma soprattutto per difendersi. Un film originale, potente, coinvolgente, che ha stupito molti. Freaks Out, Gabriele Mainetti, premio Cinema del Presente 2022 a Shorts.